Integrazione logistica di porto ed aeroporto. Qualcuno dirà ancora, in riva allo Ionio questo, come molti altri temi, è ricorrente, ma alla base vi è un motivo sostanziale. L'infrastruttura aeroportuale, infatti, seppur da alcuni indicata come a vocazione cargo, non viene adeguatamente sfruttata. Detto in altri termini, non partono e non arrivano container. Il porto paga i ritardi nel licenziamento del progetto relativo alla piastra logistica e in quello del Distripark. La CGIL ha voluto quindi riproporre il tema con l'avvertenza di accelerare i tempi. Io credo che per il porto noi ci troviamo già a un buon punto, quindi la nomina del commissario Sergio Prete per accelerare i lavori già un primo risultato, l'impegno della regione Puglia e quindi dell'assessorato regionale ai trasporti è un secondo obiettivo e quindi un'altra realtà, un'altra situazione positiva. Chiaramente sull'aeroporto dei Grottaglie ci sono degli investimenti e quindi è utile cogliere al volo, e per questa ragione abbiamo pensato di mettere in campo questa iniziativa per far sì che questa situazione, questa realtà venisse sottoposta sotto gli occhi di tutti. Penso che questo non sia solo inflazione da convegni, ma sia voler cogliere qui a livello territoriale un nodo essenziale del ragionamento che abbiamo da fare per lo sviluppo ionico. Nel senso di integrazione, perché noi siamo convinti che l'aeroporto di Grottaglie non vada visto a sé. L'aeroporto di Grottaglie, abbiamo ragionato anche quando abbiamo discusso dei progetti di area vasta, è sicuramente importante e fondamentale se è connesso in maniera forte e strutturata al porto di Taranto. La scommessa di questo territorio è sviluppare in maniera forte, con le infrastrutture, la sua vocazione di punto di riferimento commerciale, di piastra logistica ad ampio raggio.